Ciao a tutti, oggi vi faccio un video come fare uno smash book. Le farò con i prodotti della stamperia ed è molto semplice perché vi farò vedere a fare una copertina. Per il resto vi dirò come ho fatto le pagine perché non sono elaborate come quelle per lo scrapbooking, quello per i book che facciamo gli album. E vi farò vedere come appunto quello che gli metto. Comunque, poi nell'insieme a me piace molto. Allora, io ho deciso di farlo sul giallo perché, come sapete, quelli che si comprano naturale, diciamo, e rossi. Ora io invece vi faccio vedere come fare prima di tutto la copertina. Ah, vi faccio vedere anche come metto una spirale. Io uso la Bindi Doll, però si può anche usare la spirale di riciclo, e se volete sapere come fare vi farò poi un video. Io per comodità oggi lo uso con la Bindi Doll. Quindi, detto questo, iniziamo. Allora, come vedete, io ho usato tutti i fogli della stamperia. Poi già mi sono preparata questo, che è sempre con colori neutri della stamperia, e ho usato un ritaglio di quello che avevo fatto, che ho messo nelle pagine interne. Poi, scusate, questo lo faccio vedere dopo. Vedete, questi sono sempre, e questo ci servirà per mettere l'interno sempre della stamperia. Questa è l'altra parte e vi faccio vedere ora quello che ho creato. Io ho fatto questa busta, gli ho messo del deco tape della stamperia e ho preso quelle buste di nylon. Poi io l'ho chiusa con l'attrezzino che chiude, che sigilla. Voi potete cucirlo comunque a mano. E infine io ho messo come decorazione, anche per rinforzare dove poi ho fatto i buchi con la Bindi Doll, per rinforzare la busta. Quindi io ho messo tutto attorno un deco tape della stamperia. Poi ho questa carta, sempre una rimanenza della pagina. Adesso vi faccio vedere le pagine. Io ho alternato delle pagine bianche, vedete? Perché questo è una sorta di diario. Io lo chiamo diario modernizzato, i diari di una volta non erano così. Poi vedete, ho messo una carta della stamperia, poi altri fogli bianchi, poi sempre questo della stamperia, anche questo, poi dopo lo alterniamo ad altri fogli bianchi, questo. Qui può essere scritto, ma qua può inserirsi delle foto. Vedete, bianchi. Poi ho creato un calendario che lo metteremo poi qua. Questo un altro pezzo di scarto e lo metto sempre. Anche se non vengono uguali le pagine, va bene lo stesso. E per ultimo metterò ancora un'altra busta, e questa volta gli ho messo un altro tipo di deco tape, sempre della stamperia. Poi userò queste label, e io ne ho scelto poi una, questa. Poi farò dei timbri sempre della stamperia. Questi li ho acquistati ultimamente perché mi piacciono troppo. Questi sono i deco tape che ho usato. L'altro non me lo ritrovo più. Ah, eccolo qui, vedete questi. Poi userò sempre queste lettere e qui scriverò Smash Book. Poi a me serve anche, io ho di questo vellutino qua che mi serve per fare la copertina dell'album, perché
quest'album vedrete avrà sopra la copertina e dentro la spirale, ma fuori non si vede. E userò anche un po' di adesivo per rinforzare comunque dove sono le piegature. Poi metterò la penna e metterò un elastico. Bene, ora iniziamo a fare la copertina e assemblarla. Allora, io ho un cartone di riciclo e l'ho tagliato 23x27. Ah, le pagine sono, cioè l'interno è 21x26. Ora ci andiamo a fare la nostra copertina. Ah, anzi, prima mi taglio anche questa, che voglio fare un'altra, un altro divisorio, un'altra pagina, e come ho detto lo tagliamo 26x21. Quindi prendo la mia taglierina e taglio 26x21. Allora, 21 21 21 per 26 26 ed ecco qua la mia pagina tagliata. Ora io prendo questo attrezzo qua, mi faccio la metà, guardo qual è la metà, mi segno il punto e mi faccio i miei buchi. E ho fatto i miei buchi. Dopo prendiamo anche la spirale. Ora facciamo la nostra copertina. Allora, mettiamo per il verso dritto, perché questo ha un verso. Allora, questa è il dietro e questa sarà il davanti, quindi in questa maniera qua. Ovviamente metterò pari qui, perché questo viene tolto, adesso anzi lo togliamo, la scritta. Ora prendo il biadesivo. E nella copertina metto tutto il biadesivo, potete dare anche la colla, quindi attacchiamo tutto. Anche un po' di questo, perché qui c'è uno spazio più piccolo. Ecco.
cerchiamo di attaccarlo bene. E ci apriamo, togliamo l'adesivo di protezione. Ecco fatto. Ora ci prendiamo la nostra carta, lo metto a pari da una parte e lo metto in mezzo in modo da avere due piegature uguali. Qui ne taglierò un pezzettino, circa, lascerò circa così, quindi prendo la mia taglierina e vado a tagliarmi un pezzo. In questo modo qua. Così. Ora ci pieghiamo. Diamo la piega a questo. E tagliamo un pezzo di qua e un pezzo di qua. Questo serve per fare la punta, quindi un pezzo qui, un pezzo qui, e qui lo tagliamo un po' in sbiego, così e così, in modo che quando chiudiamo viene chiuso bene. Ora prendo l'adesivo questo e lo metto qua. La base, quindi prendo un pezzo di cartone lungo 26. In questa metteremo questa larghezza qua, gliela metto così scura che forse ci sta bene, e quindi dobbiamo fare una larghezza che possa starci la nostra spirale. Io ho questa, come ho detto, poi se volete sapere come farlo per chi non ha la Bindi Talk, ditemelo che vi faccio un video con una spirale di riciclo, oppure potete andare a comprare delle spirali e farvi voi i buchi misurando la vostra spirale, quanto distante i buchi li volete. Io ho questa, come ho detto, me li fa già la macchinetta, però io mi sono trovata anche a farli manualmente perché non l'avevo. Quindi io direi di farmi una base di 3 centimetri e mezzo, che sarà per la nostra spirale. Anzi, iniziamo con 4 centimetri. Meglio stare un po' sull'abbondante, che si può sempre poi tagliare. Vediamo. 4. Ventisette. Abbiamo detto che la copertina è più grande dell'interno, quindi se l'interno l'abbiamo fatto 26, questo 27. Ok. Ora dobbiamo mettere questi assieme, quindi facciamo. Io ho preso
questo adesivo. Vediamo, perché l'ho preso uguale a questo, quanto può venire, perché questo è quello che verrà fuori ricoperto. Quindi proviamo, adesso intanto ci togliamo la video, metto questo circa in mezzo. Una volta che abbiamo attaccato questo, dobbiamo mettere la nostra copertina. Per fare la misura dello spazio da lasciare, per modo che venga piegato, ci usiamo un altro pezzo del nostro cartoncino e appoggiamo. E ora dobbiamo metterci il nostro vellutino. Questo qui deve venire in questo modo qua. Vedete? Così. Quindi dobbiamo mettere in questo modo, facciamo che ci mettiamo il biadesivo. Per non avere poi delle bolle d'aria. Ok, e ora ci mettiamo il nostro adesivo, il nostro foglio. La nostra copertina, che è già a buon punto. 4 centimetri, no, 3 centimetri, 1, 2 e 3, dalla stessa distanza, quindi 4 e 4, ok, quindi il buco lo facciamo qua.